Prendiamo posto, lascio la parola al direttore per l'appello. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Apriamo la seduta con 14 presenti, 12 assenti più la Presidente. Sono giustificati i consiglieri Guido, Gunnella, Pompei, Stelitano e Vitrotti. Allora, iniziamo subito con il primo punto all'ordine dei lavori di oggi, che è la proposta di deliberazione avente oggetto nomina degli organi elettivi del Centro Sociale Anziani Villa Lais Renato Annini. Allora, gli scrutatori nel frattempo sono Tripputi, Alabiso, Toti. Allora, iniziamo subito con la presentazione dell'atto. Consigliere Principato. Grazie Presidente. Colleghi consiglieri, buonasera. Allora, l'atto in discussione oggi ha come oggetto nomina degli organi elettivi del Centro Sociale Anziani Villa Lais Renato Annini. Questo atto, come i precedenti, è stato da me calendarizzato nella Commissione Politiche Sociali e discusso ottenendo un parere favorevole all'unanimità dei presenti. A questo punto nella seduta di oggi viene richiesta una conferma da parte del Consiglio dell'approvazione della delibera e dell'immediata eseguibilità. Quindi andrei a leggere quello che è l'atto con la richiesta diciamo che viene effettuata. Premesso che in data 13 dicembre 2010, con deliberazione dell'Assemblea Capitolina numero 28, è stato approvato il regolamento per il funzionamento dei centri sociali anziani, che con deliberazione numero 43 del 7 novembre 2017 è stato approvato il calendario relativo allo svolgimento delle operazioni di voto per l'elezione degli organi di gestione dei centri anziani del municipio Roma 7. Premesso che la data delle operazioni di voto per il CSA Villa Lais Renato Annini è stata definita per l'8 maggio 2018, che in base all'articolo 15 del regolamento sono state raccolte le candidature come da verbale CI255351 dell'11 dicembre 2017, che in data 8 maggio sono state regolarmente effettuate le operazioni di voto nel CSA Villa Lais Renato Annini, come da verbale protocollo CI 10/40/17 del 10 maggio 2018, parere tecnico ufficio proponente, visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, firmato dal direttore socio educativo. Parere ragioneria generale,
favorevole in ordine alla regolarità contabile. Il dirigente della 14ª unità organizzativa ragioneria. Parere ai sensi dell'articolo 31,2 del regolamento degli uffici e servizi, firmato dal direttore del municipio. Premesso che risultano iscritti al centro anziani di Villa Lais Renato Annini numero 357 anziani e che hanno votato nella giornata dell'8 maggio 2018 167 anziani, che per il presidente le schede valide sono state 144, le schede bianche 19 e le schede nulle 4, che per i componenti del comitato di gestione le schede valide sono state 166, le schede bianche 0 e le schede nulle 1, che risultano votati alla carica di presidente il signor Iasenzio Donato con voti 144, alla carica di componenti del comitato di gestione i signori Aureli Maria Paola con voti 42, Chiarenti Claudio con voti 22, Cirulli Romeo con voti 28, Colicchia Giuliana con voti 28, Conte Anna Maria con voti 15, Del Ferro Francesco voti 15, Moretti Maria Teresa voti 15, Ranucci Vittorio voti 1. Che ai sensi dell'articolo 14 del regolamento la composizione degli organi elettivi del centro è pari a numero 7 componenti compreso il presidente, che pertanto la composizione degli organi elettivi risulta come di seguito elencato. Presidente, il signor Iasenzio Donato con voti 144. Componenti del comitato di gestione, i signori Aureli Maria Paola con voti 42, Cirulli Romeo con voti 28, Colicchia Giuliana voti 28, Chiarenti Claudio voti 22, Moretti Maria Teresa voti 15, Del Ferro Francesco voti 15. Che ai sensi dell'articolo 17 del regolamento il signor Del Ferro Francesco entra a far parte del comitato di gestione. La signora Conte Anna Maria con voti 15, il signor Ranucci Vittorio con voti 1, in base all'articolo 18 del regolamento per il funzionamento dei centri sociali anziani, rimangono in graduatoria per eventuali surroghe. Che ai sensi dell'articolo 18 del regolamento il comitato di gestione dura in carica 3 anni. Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Permanente Competente Municipale, riunitasi nella seduta del 25 maggio 2018, atteso che in data 15 maggio 2018 il direttore della Direzione Socio-Educativa del Municipio Roma 7 ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del TUEL, approvato con decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. Firmato dal direttore della direzione socio-educativa, dottoressa Graziano. Atteso che in data 15 maggio 2018 il direttore del municipio Roma 7 ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31,2.d del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, si attesta la coerenza della proposta di deliberazione indicata in oggetto con i documenti di programmazione dell'amministrazione, firmato dal direttore dottor Menichini. Vista la deliberazione di Roma Capitale numero 28 del 13 dicembre 2010, visto lo Statuto di Roma Capitale
approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione numero 8 del 7 marzo 2013, il Consiglio del Municipio Roma 7 delibera di approvare la seguente composizione del Comitato di Gestione del CSA Villa Lais Renato Annini. Alla carica di presidente il signor Iasenzio Donato con voti 144. Alla carica di componenti del comitato di gestione i signori Aureli Maria Paola con voti 42, Cirulli Romeo voti 28, Colicchia Giuliana voti 28, Chiarenti Claudio voti 22, Moretti Maria Teresa voti 15, Del Ferro Francesco, voti 15, la signora Conte Anna Maria con voti 15, il signor Ranucci Vittorio con voti 1. In base all'articolo 18 del regolamento per il funzionamento dei centri sociali anziani, rimangono in graduatoria per eventuali surroghe. Grazie Presidente. Ci sono interventi? Sì, consigliere Toti. Come solito, chiaramente facciamo un in bocca al lupo e auguri al presidente Iasenzio Donato, che è stato riconfermato presidente, e a tutti i membri del comitato di gestione. Voglio ricordare due cose al presidente della commissione: lo stato purtroppo ancora difficile che vive la serra lì all'interno del centro anziani, e poi volevo la serra che sta all'interno della villa, e poi volevo ricordare Renato Annini, ecco perché Renato Annini, perché Renato Annini è stato un consigliere dei Democratici di Sinistra, sempre presente nella commissione insieme a me, commissione dei servizi sociali, e diciamo ha fatto molte battaglie per gli anziani del territorio, ecco, per dire e ricordare chi era, anche se non è della stessa mia chiaramente linea politica. Altri interventi? No? Consigliere Principato, in chiusura? Sì, non ci sono, non vedo altri interventi. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, accolgo le sollecitazioni del consigliere che mi ha preceduto. È mia intenzione approfondire le singole situazioni dei centri sociali anziani, come del resto abbiamo iniziato a fare da quando ci siamo insediati, portando particolare attenzione a quelle situazioni che sono più urgenti, ovviamente. Quindi massima disponibilità da parte mia, semplicemente in rappresentanza della maggioranza che fa parte della commissione, quindi ben disposti a discutere presto ancora di questi temi. Sull'atto in particolare, ovviamente, come tutti sapete, è un atto amministrativo per il quale comunque si arriva in consiglio e viene richiesto una votazione da parte nostra affinché diventi esecutivo. E quindi, come nei casi precedenti, non incontrando alcun tipo di difficoltà, diciamo, o di obiezione, non avendo alcuna obiezione sull'atto in discussione, diciamo, a chiusura del mio intervento, ovviamente andremo anche noi in votazione favorevole. Mi spiace non vedere in aula i rappresentanti del nuovo comitato di gestione, spero che abbiano ricevuto per tempo la convocazione. In ogni caso ci sarà una futura occasione da parte nostra per fargli personalmente gli auguri per questa elezione. Grazie. Dichiarazioni di voto? Allora, non ci sono dichiarazioni di voto? Grazie Presidente, colleghi consiglieri, come accennato nell'intervento di chiusura, il Movimento 5 Stelle si esprimerà favorevolmente su questa proposta di delibera e ci auguriamo che presto venga concluso
tutto l'iter amministrativo che segue poi a questa votazione, affinché il nuovo comitato di gestione possa entrare a regime nella gestione del centro sociale. Grazie. Oh, adesso sì. Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi andiamo direttamente alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Quindi sono 15 favorevoli, nessun astenuto, nessun contrario. E quindi viene il Consiglio approva la deliberazione e votiamo anche l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Concessa anche questa con voti 15 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, quindi anche l'immediata. Non ha votato? Sì. No, no, tutti. Immediata eseguibilità a tutti. Quindi passiamo al punto successivo. Mi ha detto. Sì, Presidente, volevo chiederle un'introduzione di 5 minuti, una sospensione per la preparazione di una modifica alla risoluzione. Quindi gentilmente 5 minuti il tempo di riscriverla. Così. Certo, nessun Bene, problema. Grazie. Sì. Immagino non sia una modifica lunga. No, ok, va bene. Allora, sospendo per 5 minuti in modo che possano scrivere questa modifica. Possiamo sederci così ci riapriamo la seduta? 08. Riuscite a leggere tutti l'integrazione? Ok. Io direi di aprire la discussione del punto 2 all'ordine dei lavori di oggi e prima di aprirla devo intanto comunicare con una richiesta di estensione di intervento, di durata dell'intervento da parte del consigliere principato fino a 30 minuti. Scusate, posso? Vorrei procedere poi con l'illustrazione. Una cosa che volevo dire a questo punto, penso che si possa fare l'illustrazione comprensiva anche della modifica, così risparmiamo tempo, va bene? Chi illustra? Presidente, illustrerei io leggendo l'atto completo, va bene? Va bene. Grazie. Dunque... grazie Presidente, colleghi consiglieri. La proposta che oggi andiamo a presentare è stata votata dopo averla discussa in due diverse occasioni in Commissione Terza. È una proposta di risoluzione ed ha per oggetto la tutela del diritto ad un ambiente salubre e tutela dal danno ambientale nel territorio della Barbuta. Premesso che il territorio della Barbuta, nel quale sorge l'omonimo villaggio della Solidarietà, è sottoposto da anni a stress ambientale estremamente grave, a causa dei continui e pericolosi roghi che si sviluppano all'interno dell'insediamento con elevata frequenza. Che tali roghi costituiscono grave impatto sull'ecosistema e sulla salute degli abitanti del Municipio VII, delle aree limitrofe e dei confinanti comuni. Che la sentenza delle Sezioni Unite numero 5172 del 1979 identifica il diritto alla salute anche come diritto all'ambiente salubre, la cui protezione è assimilata a quella propria dei diritti fondamentali e inviolabili della persona umana.
che seppure in mancanza di un'espressa definizione normativa, la Corte Costituzionale con le sentenze numeri 641 dell'87 e la 399 del 96 ha individuato una connessione tra salubrità dell'ambiente, diritto alla salute e qualità della vita e dunque il diritto ad un ambiente salubre. Riconosciuto sulla base dell'interpretazione del combinato disposto degli articoli 32, 9 e 2 della Costituzione. Che il decreto legislativo numero 152 del 3 aprile 2006, norme in materia ambientale, all'articolo 300, definisce danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima. Considerato che l'amministrazione municipale condivide la preoccupazione dei cittadini riguardanti i danni che tali roghi possono causare e ritiene necessario un intervento chiaro e risolutivo nei confronti della situazione che prosegue da troppi anni. Che il territorio della Barbuta, all'interno del campo Rom, è teatro di continui roghi che si sviluppano anche quotidianamente in alcuni periodi dell'anno. Considerando anche che già nell'agosto 2017 la Presidente del Settimo Municipio di Roma, Monica Lozzi, ha inviato richiesta di intervento immediato, indirizzata al Presidente della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, e al Ministero dell'Interno, chiedendo la costituzione di un tavolo interistituzionale che svolgesse gli stessi ruoli di quello previsto e creato per l'emergenza della Terra dei Fuochi, chiedendo di valutare anche la possibile applicazione dell'articolo 3,2 della legge numero 6 del 2014, cosiddetta Terra dei Fuochi, per l'utilizzo delle forze armate per operazioni di controllo del territorio per mettere fine al fenomeno dei roghi tossici. Considerato inoltre che ad oggi non risultano essere state attivate visibili misure di contrasto specifico al fenomeno dei roghi, che il decreto legislativo numero 152 del 3 aprile 2006 all'articolo 309 prevede al comma 1 che le regioni, le province autonome, gli enti locali anche associati, nonché le persone fisiche e giuridiche che sono o che potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantino un interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo all'adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino previste dalla parte sesta, ovviamente del decreto di cui sopra, possono presentare al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, depositandole presso le prefetture, uffici territoriali del Governo, denunce e osservazioni, corredate da documenti ed informazioni concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale e chiedere quindi l'intervento statale a tutela dell'ambiente a norma della parte sesta del presente decreto. Ritenuto quindi che sia necessario l'avvio di azioni visibili e di specifico contrasto ai roghi nell'area della Barbuta, ritenuto che sia necessario perseguire, anche secondo quanto espresso dal decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006 all'articolo 302,9, l'eliminazione di qualsiasi rischio di effetti nocivi per la salute umana e per l'integrità ambientale, ritenuto che sia legittimo attivare la richiesta di intervento statale ai sensi di quanto stabilito nell'articolo 309 di quel decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006, tutto ciò premesso e considerato, ritenuto e considerato, il Consiglio del Municipio Settimo risolve di impegnare la Presidente ad attivare il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Mare ai sensi dell'articolo 309 del Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006. Passo a leggere l'integrazione. Abbiamo così integrato e risolve. Ad attivarsi al fine di sollecitare la necessaria risposta alla richiesta di intervento immediato già effettuata nell'agosto 2017 ed indirizzata al Presidente della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle periferie e al Ministro dell'Interno, nella quale si chiedeva la costituzione di un tavolo interistituzionale che svolgesse gli stessi ruoli di quello previsto e creato per l'emergenza della Terra dei Fuochi e di valutare
anche la possibile applicazione dell'articolo 3,2 della legge 6/2014, sempre cosiddetta terra dei fuochi, per l'utilizzo delle forze armate per operazioni di controllo del territorio per mettere fine al fenomeno dei roghi tossici. Io, Presidente, avrei terminato semplicemente specificando questo, che l'integrazione che è stata presentata quest'oggi nasce dall'approfondimento che è stato fatto appunto negli scorsi venerdì nell'ambito della Commissione e ritenendo insieme i componenti della Commissione che fosse già piuttosto chiaro l'intento che si intende appunto perseguire con l'atto, ma che fosse anche forse giusto specificare anche meglio una parte del suo contenuto, ovvero che comunque era già stata attivata una procedura con richiesta di intervento immediato, ma che risale oramai quasi a un anno fa, evidentemente bisognava magari capire come mai così tanto tempo per avere risposta fosse stato necessario. Pertanto questo è l'atto completo e grazie. Altri interventi? Non ci sono altri interventi? Sì, non lo so io, se volete intervenire? Va bene? Passiamo alle dichiarazioni di voto, se non ci sono... Allora, io chiedo se, sinceramente, se ci sono interventi, se no passo alle dichiarazioni di voto. Ah, ok, consigliere Toti. Abbiamo già parlato di questo, purtroppo soltanto parlato, interventi forti non ci sono stati purtroppo rispetto alla Barbuta. C'è stata una risoluzione che fu presentata a dicembre del 2016, e in contemporanea il Movimento 5 Stelle fece un parere proposta risoluzione oggetto superamento del villaggio. Oggi c'è una nuova risoluzione, noi chiaramente condividiamo, se viene dal Movimento 5 Stelle, dal PD o dal Fratelli d'Italia o da chi volete, perché un intervento forte rispetto alla Barbuta deve essere fatto a tutela della salute dei cittadini del settimo municipio. E insieme con il consigliere Fulvio Giuliano in commissione abbiamo visto che qualche cosa non andava rispetto a questa risoluzione presentata dal Movimento 5 Stelle, perché ho detto, ricordavo un po' Campo Romano rispetto a questo, quando nel considerato di una determinazione c'era un qualche cosa di importante che poi non era riportata nella determina, in questo caso ne risolve. Praticamente io penso che sia centrale il discorso delle forze armate come controllo e presidio del territorio per mettere fine al fenomeno dei roghi tossici, perché io penso che sia importante anche questa possibilità che noi abbiamo come decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006, che chiede un intervento statale al Ministero dell'Ambiente. Chiaramente anche rispetto a questo io dico che è importante non soltanto, come riporta la risoluzione, attivare il Ministero, e nell'attivazione ci deve pensare il Presidente del Municipio, ma intervenire anche sulla Regione, su Roma Capitale, perché insieme facciano rispettare questo decreto legislativo. Perciò io darei anche maggiore forza rispetto a questo, e io spero che la Presidente intervenga anche presso il Sindaco di Roma e la Regione, perché assolutamente questi roghi, come ci chiede la popolazione, debbono finire. Basta coi roghi, basta. Abbiamo chiesto più volte nel passato, negli interventi che ci sono stati, nelle riunioni anche che ci sono avuti all'interno dei centri anziani, io ricordo a Morena,
il discorso dell'attuazione dell'articolo 3 della Terra dei Fuochi, così hanno chiesto anche i comitati di quartiere. Perciò penso che questo è un elemento centrale rispetto a questo, il discorso dell'integrazione, tutto quello che volete, ma soprattutto i roghi, la salute dei cittadini va tutelata, non con grida manzoniane ma con un impegno forte da parte delle istituzioni. Io vorrei che la Presidente si impegnasse particolarmente per questa cosa, perché finora abbiamo fatto, come ho detto, anche qui c'è del 6 dicembre 2016 da parte del parere proposta di risoluzione oggetto superamento presentato da 5 Stelle, tutta una serie di incontri e cose, però purtroppo una decina di incontri, qui vengono riportati assessorati, altre cose, però non si è riuscito. Ecco perché io dico con la Regione, anche con il Prefetto, con forza la Presidente si deve fare rispettare. Perciò noi siamo disponibilissimi a votare questo atto, importante che quest'atto significhi qualche cosa. Purtroppo nel passato tante risoluzioni abbiamo votato, anche perché condividevamo il senso, però voglio dire, sono rimaste delle grida. Io spero che questo, proprio per i cittadini del settimo municipio e specialmente per quei cittadini che ogni giorno si trovano, perché i roghi ci sono anche tante volte, tutti i giorni, debbono respirare quell'aria malsana e sono veramente arrabbiati, inferociti rispetto a questo. Noi siamo vicini a loro e diciamo, e come ho detto, con forza alla Presidente perché si impegni e si faccia rispettare su questo. Perciò senz'altro, senza ripetere poi il voto favorevole, sono d'accordo sia per questa modifica che insieme con Fulvio Giuliano abbiamo voluto portare all'attenzione della Commissione, che poi la Commissione, io ringrazio anche la Presidente della Commissione, ha fatto sua, perciò voglio dire che comunque anche la vice presidente della Commissione, tutti i membri della Commissione, tutti quanti hanno fatto loro questo, e questo mi fa piacere, perché rispetto a questo, come tante volte diciamo e tante volte non facciamo, c'è bisogno di un discorso unitario forte, fortissimo, rispetto alla tutela della salute dei nostri cittadini. Altri interventi? Non ci sono altri interventi? Io andrei a dichiarazione di voto, assolutamente. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, Giannone. Grazie Presidente. Ma io volevo un attimo fare una puntualizzazione sull'atto e poi anche sull'integrazione. Allora, questa risoluzione è un atto di indirizzo che noi stiamo dando come consiglio a supporto di un'azione che poi la nostra Presidente dovrà fare nei confronti naturalmente del Ministero dell'Ambiente, che abbiamo capito essere forse l'ultima spiaggia, o speriamo forse non l'ultima, ma comunque un attore molto coinvolto su questo aspetto, non tanto un'iniziativa che serva per spingere la Presidente naturalmente, ma per invece accompagnarla quando sarà seduta con il Ministro, insomma con gli organi competenti, per far capire che dietro, se mai ce ne fosse bisogno, che dietro di lei ci sono 300.000 abitanti, non solo quelli delle zone limitrofe alla Barbuta, ma c'è un'intera cittadinanza, perché poi il fumo non rimane e i miasmi non rimangono, ahimè, confinati. E i gas, sappiamo, tendono a occupare tutti gli spazi, per cui è una forma di malsanità che continuo ed invasivo. Ora, ancora una volta, siamo qui a dover scrivere una risoluzione per poter far comprendere, per poter, diciamo,
far capire la gravità. E ancora una volta, quindi, siamo a mendicare un'azione che dovrebbe invece essere, come dire, una forma quasi scontata di iniziativa di chi dovrebbe invece provvedere alla tutela, alla salute, innanzitutto dei cittadini. Si sono fatte leggi in 3 mesi per tutelare la salute e per fare prevenzione, in questo caso invece stiamo ancora aspettando interventi. Si è detto e si è letto, e lo dico qui in consiglio, che il Municipio VII cambia strategia, il Movimento 5 Stelle cambia strategia, e adesso la Lozzi chiede al Ministero, perché diciamo, di far intervenire le forze dell'ordine, ed interviene il Municipio lì dove invece il Comune non è riuscito ad ottenere nulla. Ricordo solamente che la Sindaca Raggi ha chiesto le medesime cose al prefetto e purtroppo la risposta è stata sì, certo, però le togliamo ad un'altra area. Quindi sostanzialmente il tema è: la coperta è corta, se ve la tirate da un lato, dall'altra parte risulterà scoperta. Allora, questo modo di ragionare a noi non piace, questo modo di ragionare è assolutamente poco costruttivo e assolutamente non è volto a risolvere i problemi, ma semplicemente a spostarli in una grande scacchiera dove una pedina da un lato si porta ad un altro, ma in sostanza le pedine rimangono sempre le stesse. Invece noi chiediamo che queste pedine aumentino se ve ne è bisogno, e in questo caso mi sembra che ve ne sia bisogno, perché non so da quanti anni questo problema sta soffocando, nel vero senso della parola, una parte di cittadinanza molto importante, oltre a, e lo sappiamo bene, a introdurre problemi secondari come lo sversamento, l'accumulo di rifiuti. Quindi diciamo c'è tutta una serie di problematiche legate a questa modalità, a quest'area, che andrebbe risolta in maniera molto più forte, non certo mettendo una macchina della polizia locale che non so cos'altro dovrà fare, perché era stata messa per sistemare le buche, adesso le buche le stiamo ripianando, rifacendo le strade, però la polizia locale avrà un compito principale. Poi non è che la possiamo chiamare per fare tutto, perché sennò poi il suo compito principale viene meno, viene disatteso, e questo chiaramente non va bene. Allora, se il problema è grande, ci vogliono grossi e importanti impegni, ed è quello che noi stiamo chiedendo con questa risoluzione. L'integrazione non era inizialmente prevista, in quanto l'interlocuzione era comunque stata già avviata nell'agosto del 2017, quindi diciamo davamo per scontato in qualche modo che a domanda cortesia richiede una risposta positiva, negativa, interlocutoria, in qualche modo, no? Su un problema poi così importante, quindi non è che stiamo chiedendo insomma di riceverci per fare un'iniziativa così tanto per. Si tratta di risolvere un problema, quindi creare dei tavoli dove si possano individuare delle situazioni e dove si possa discutere delle condizioni di sicurezza minime necessarie per un territorio. E a chi lo chiediamo? L'abbiamo chiesto, la Presidente lo ha chiesto chiaramente al Ministero dell'Interno e deputato, e anche alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza appunto del territorio. Quindi diciamo sono due enti, politico e appunto attuativo, che possono fare tanto, ma dai quali non mi risulta abbiamo ancora avuto alcuna risposta. Pertanto ben venga, se fosse necessario scriverlo e specificarlo
nero su bianco in un risolve. Ebbene, riscriviamolo, quindi abbiamo in commissione condiviso la necessità di riscrivere nuovamente qualcosa che evidentemente poteva essere ovvia, una risposta, ma che vista la situazione in cui ci troviamo, forse è il caso di riscrivere. Per cui noi questa risoluzione la integreremo con questa ulteriore richiesta, e sperando, perché a questo punto non so, dobbiamo sperare, no? Perché se dei cittadini richiedono qualcosa di mi sembra di capire del tutto scontata, no? Richiesta di sicurezza è il bene principale di una nazione, di uno Stato, di un governo, garantire la sicurezza dei propri cittadini, poi c'è il benessere, poi ci stanno tante attività successive, però innanzitutto una sicurezza una garanzia alla salubrità dell'aria. Allora, noi speriamo che con questo pezzo di carta la Presidente riesca a farsi ascoltare un po' di più, perché l'impegno della Presidente è scontato. Purtroppo rileviamo che non è scontata la risposta invece di quegli organi di governo che dovrebbero essere comunque sul territorio a fianco all'ente territoriale più prossimo per tutelare la salute dei propri cittadini. Grazie. Altri interventi? Consigliere Candigliota. Grazie Presidente. Allora, volevo sottolineare e forse aggiungere giusto qualcosa a quello che aveva detto poc'anzi il consigliere che mi ha preceduto, e volevo dare ragione poi da un certo punto anche alle affermazioni dell'opposizione, quando si dice che ovviamente è un problema grave, che però nonostante tanti atti che a volte si fanno, poi dopo non si ha una continuità sotto questo punto di vista. E io la stessa cosa la chiederei però anche alle scorse amministrazioni, cioè nel senso, le scorse amministrazioni stavano qua, hanno cercato di fare praticamente niente su questo argomento, perché alla fine non si è arrivata a Dama su questa tipologia. E quindi direi, certo, noi dobbiamo sicuramente dare forza e insistere su un argomento che ci è sicuramente a cuore, parlo anche per la salute dei cittadini, e abbiamo un obbligo, se non altro istituzionale e morale, di persistere sulla situazione. Grazie. Altri interventi? Ci sono interventi? Allora, dichiarazioni di voto. Sì, Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Allora, vorrei iniziare il mio intervento comunicando che a questo punto ci troviamo di fronte a un problema che non può essere considerato più esclusivamente locale. Ci troviamo davanti a un problema che è nazionale. E un problema nazionale richiede un intervento nazionale, in questo caso ministeriale, cioè come noi abbiamo richiesto nell'impegno di questa risoluzione, è necessario un intervento dello Stato, è necessario un intervento del Ministero dell'Ambiente. Chiediamo, come probabilmente a qualcuno
prima è sfuggito nella discussione, in realtà nel nostro atto, nell'atto che noi abbiamo proposto, richiediamo proprio l'intervento delle forze armate e l'applicazione dell'articolo 3,2 della legge 6/2014, conosciuto tristemente purtroppo con il nome Terra dei Fuochi. Ci dispiace notare l'assenza massiccia da parte delle opposizioni, una parte delle opposizioni, in particolare il Partito Democratico, questo per essere chiari, perché noi crediamo che anche qualora non ci sia una condivisione delle idee, ogni dibattito possa essere costruttivo e magari darci la possibilità di raggiungere anche un obiettivo condivisibile, comune. Le discussioni servono a questo, ci sono le commissioni, i consigli, ognuno esprime la sua opinione, qualcuno può cambiare idea, può maturare grazie al supporto dell'altro. Evidentemente qualcuno non la pensa così. Rispetto a quest'atto in particolare, io credo che la Presidente Ariano, il Capogruppo, i colleghi che mi hanno preceduto siano stati abbastanza chiari. Però purtroppo quando viene detto non si è fatto un granché, non si è fatto nulla, eccetera, sembra, come dice qualcuno dall'altra parte, di voler buttare un po' il bambino con l'acqua sporca, no? Cioè di fare di tutta l'erba un fascio, di mettere tutto nello stesso calderone e dire non avete fatto niente, no? Invece io vorrei analizzare quella che è stata l'azione di questo governo e a livello comunale e a livello municipale sul tema dei campi, del superamento dei campi Rom. Allora, spesso abbiamo una concezione del tempo che rimane un po' dilatata, nel senso che poiché il problema è importante, pensiamo che sia passato troppo tempo, un tempo eccessivo rispetto a quando è stata compiuta la prima azione. Allora vorrei rimettere un po' a posto cronologicamente quella che è la situazione. Il Movimento 5 Stelle governa da quasi 2 anni e dopo meno di un anno al Consiglio Comunale, esattamente il 26 maggio 2017, viene approvato il piano di indirizzo di Roma Capitale per l'inclusione delle popolazioni Rom, Sinti, Caminanti. Il progetto, e vi chiedo attenzione su questo, prevede la graduale chiusura degli accampamenti nel periodo 2018-2021. Quindi noi a metà 2017 più o meno diciamo a partire da gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2021 devono essere messe in campo tutte le azioni necessarie per il superamento dei campi. Il periodo di sperimentazione, questo è citato dalla delibera, decorre dalla data del provvedimento di affidamento dei servizi di cui alla procedura di evidenza pubblica connessa con il programma operativo nazionale delle città metropolitane, il cosiddetto PON 5 metro, riferito agli ambiti di competenza del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute. Al termine del periodo di sperimentazione si procederà all'approvazione in via definitiva degli interventi pianificati da realizzarsi progressivamente in tutti i campi, in considerazione delle disponibilità di bilancio e dei finanziamenti europei fino alla chiusura degli stessi. Questo per ricordare anche da dove arrivano i soldi, no? Perché ne sono girate di ogni dichiarazioni. Togliamo
i soldi ai cittadini romani per aiutare i Rom, come se nella maggior parte dei casi i cittadini Rom, sinti e camminanti non fossero di nazionalità italiana e con una residenza all'interno della regione Lazio e in alcuni casi romana. Eh no, vengono utilizzati i finanziamenti europei, quindi i soldi agli italiani non ne vengono tolti, perché quei fondi sono dedicati al superamento dei campi e quindi non possono essere usati per gli italiani, per altre cose. Credo che questo ormai sia abbastanza chiaro. Gli interventi previsti: mappatura sociale delle risorse umane interessate, ricerca di mercato per l'individuazione di attività economiche sostenibili, definizione di piani individuali o familiari finalizzati all'inserimento lavorativo ed abitativo, formazione all'imprenditoria per il target giovanile, accompagnamento al lavoro, progettazione e realizzazione di percorsi individuali volti all'inclusione lavorativa e alla regolarizzazione del lavoro sommerso, sostegno all'accesso a forme abitative ordinarie e non collettive per i beneficiari del progetto e l'integrazione degli stessi nel sistema abitativo e sociale di destinazione. Applicazione di un sistema di monitoraggio, supervisione e valutazione del progetto in itinere e in ex post per l'analisi e la verifica del corretto svolgimento delle attività progettate durante la realizzazione e a completamento delle stesse. Quindi non è semplificare, vi diamo i soldi e finisce la storia. C'è un percorso predeterminato in una delibera di decine di pagine che spiega esattamente tutto quello che è il processo. Le garanzie: sottoscrizione di un patto di responsabilità solidale condiviso e firmato da tutti i membri maggiorenni partecipanti e beneficiari del progetto. 28 giugno 2017 viene incluso il campo River per mancata aggiudicazione e per inidoneità dell'unica offerta pervenuta. Il 17 gennaio 2018 avviene l'incontro, questo è importante, relativo all'atto che stiamo discutendo oggi, il primo incontro presso il Dipartimento tutela ambientale con l'ufficio Rom Sinti Camminanti, gabinetto del sindaco, polizia di Roma Capitale, direzione coordinamento attività operative di sicurezza urbana, sociale ed emergenziale e AMA per la bonifica ambientale da attuare con la massima urgenza. La stessa Presidente Rozzi ha avuto in più occasioni la possibilità di esprimere in consiglio, diciamo, quello che è stato il percorso che è stato seguito dall'amministrazione. Il 31 gennaio 2018 la Croce Rossa Italiana ha ricevuto in carico dal 1 febbraio 2018 al 31 gennaio 2021 l'affidamento dei servizi di autonomia e integrazione relativi a percorsi di inclusione sociale per tutti gli abitanti del campo. Il 5 febbraio, attraverso un comunicato, il Comune riferisce alla cittadinanza dell'affidamento avvenuto a Croce Rossa Italiana e di tutte le azioni previste. Ora concluderei andando a guardare quello che è un po' il progetto e lo stato d'avanzamento dell'arte. Il progetto, a contrario di quanti la maggior parte pensano, sta seguendo le modalità e le tempistiche previste dagli atti di gara. La Croce Rossa Italiana fino ad oggi ha portato avanti regolarmente le azioni programmate. C'è stata una suddivisione dell'equipe in macro aree: sociale, housing, lavoro e formazione, una mappatura sociale in chiusura, incontri con i servizi sociali del municipio, perché il nostro servizio sociale ha collaborato in prima persona attraverso gli assistenti sociali a tutta la procedura. Insomma, sono state attivate tutte le procedure necessarie affinché ai vari livelli istituzionali si potesse accompagnare l'avvicinamento alla chiusura, a cui quest'atto è strettamente collegato, a differenza di quanto alcuni pensano, perché il discorso dei roghi e il fatto della necessità di impegnare diciamo il Ministero dell'Ambiente, che è il titolato in assoluto a fare un intervento di questo tipo, deriva dall'esistenza di un campo Rom, cioè dall'esistenza della Barbuta, ed è necessario comprendere che da questa amministrazione si stanno compiendo tutti gli atti necessari
affinché si arrivi al superamento nei tempi previsti. Per concludere, ovviamente ci sono delle criticità fisiologiche che vengono affrontate quotidianamente, ma il progetto complessivo è in corso di regolare esecuzione. L'idea è quella di costruire un modello replicabile negli altri villaggi e arrivare a proporre un modello valido a livello nazionale per il superamento dei campi. Una cosa mai fatta prima su Roma, che potrebbe diventare un modello nazionale e per il quale ci auguriamo e faremo in modo e controlleremo che vengano rispettati tutti i tempi necessari affinché l'obiettivo venga raggiunto. Grazie. Altri interventi? Giuliano. Grazie Presidente, mi prendo i 20 minuti che ha risparmiato il collega. No, io stavo attento apposta, ho preso apposta il tempo. L'aveva dichiarati, quindi. Bene. C'è qualcosa da aggiungere? Non so da dove iniziare. Ho preso un po' d'appunti mentre, quindi, a dimostrazione, cari colleghi, che ero attento. Ho preso un po' d'appunti e partiamo da questa. Il problema non è proprio locale, ma nazionale. Lo è sempre stato nazionale, ovviamente. Non è che possiamo intervenire su un problema di questo tipo con il nostro piccolo, esatto, Via Cerbottane, con il nostro piccolo municipio. La commissione parlamentare aveva iniziato il suo percorso, non ce lo scordiamo cari colleghi, è venuta anche in sopralluogo, chi ha avuto la possibilità di essere, e qualcuno di voi lo è stato, compreso me, ha verificato ovviamente, no, con i propri occhi la situazione del campo La Barbuta. La commissione parlamentare ovviamente ha fatto anche un confronto cittadino, quindi a Morena, e ha fatto intervenire quindi la gente, i comitati, ha ascoltato, poi hanno fatto un paio di incontri nelle sedi preposte, quindi in Parlamento, dove la commissione si riunisce, insomma. Però ci siamo accorti di che cosa? Ci siamo accorti che sembrava ovviamente che qualcuno l'avesse messa lì per un attimino per tamponare il problema, no? Quindi per provare a togliere la sede con il prosciutto, ma non ci sono riusciti, perché è stata tutta una cosa, diciamo, di facciata. Ma poi ovviamente il ministro chiamato decisionista non è stato, e quindi il prefetto ha convocato anche la famosissima comunità territoriale di zona nostra, però ha detto: mi dispiace ragazzi, se il ministro non mi dà finanze, sistemi, capito, mezzi e quant'altro, io devo solo che provare, no, a utilizzare la coperta corta, quindi o levo da una parte e do dall'altra. Quindi facciamoci la testa da questo punto di vista, mettiamoci una pietra sopra o un rogo sopra, insomma, facciamo pure noi un piccolo rogo, perché tanto lo fanno tutti, se lo facciamo pure noi non è che ci fanno niente. Invece non è un ultimo passo questa risoluzione. Io sono chiesi alla Presidente della Commissione quale fosse la necessità, quale fosse stato il momento per cui fosse scattato alla Presidente della Commissione di porre in evidenza, in questione, questo atto. E logicamente ne ho condiviso, insieme appunto a tutta la Commissione, ne ho condiviso l'utilizzo e l'utilità. Un'utilità ovviamente che è fondamentale, perché non è l'ultimo atto, ma è il primo atto. Questo adesso è il primo atto che questo municipio deve essere pronto a mettere subitissimo davanti a questo nuovo governo, qualunque esso sia, ma si deve prendere la responsabilità di poter intervenire, perché sennò c'era un famoso film, no, che non dico il titolo per non fare pubblicità, però dopo è facile dire, sono tutte chiacchiere e distintivo, perché se ce la prendiamo con chi non ha fatto, lo possiamo fare, e poi dopo abbiamo noi lo strumento, ok, che lo dobbiamo utilizzare. E quindi, siccome non possiamo fare il processo alle intenzioni, nel momento in cui poniamo la nostra Presidente nella condizione, perché abbiamo una necessità importante, di metterla
nella posizione di dover far presente questo problema ancora una volta, allora noi dobbiamo fare qualcosa che gli dia, no, in mano questa forza e sfruttare ovviamente questo, ripeto, questo nuovo governo, qualunque esso sia, perché è un governo che si sta prendendo una grande responsabilità, come diceva il capogruppo prima del 5 Stelle, relativa a, innanzitutto alla sicurezza del paese e poi anche ovviamente al problema ambientale eccetera, perché sennò la prossima volta che a me qualcuno mi dice che io a domenica ecologica devo stare a casa con la macchina, io faccio un macello, chiaro? No, direttore, lo faccio, perché se fanno un rogo al giorno e io poi dovrò andare alla macchina perché c'è stato inquinamento, ho capito, ma un rogo al giorno sono 15 giorni che io piglio la macchina, allora fatemi prendere la macchina pure a me per 15 giorni, poi mi dite che non va bene, chiaro? Cioè non ci facciamo prendere in giro, quindi se poi tutto va in una direzione, cioè nella possibilità, nella volontà di poter evitare questo, allora poi anche la domenica logica ha il suo valore, il suo peso. Anche andare in bicicletta ha il suo vantaggio. Anche fare le piste ciclabili sulla Tuscolana diventa positivo. Ma se poi da qui arriva un'onda di fumo, di quelli poi bellissimi che bloccano anche il raccordo, e poi ce la respiriamo quei polveri sottili, piano piano, perché non si vedono, sono sottili, è chiaro? È normale che tutto è relativo, no? E ci continuano a prendere in giro. Quindi prima azione, fondamentale, sono contento, si riparte da qui, perché poi, come si dice, c'è opposizione e opposizione, cioè diceva qualcuno che ovviamente questo è un argomento che dovrebbe toccare tutte le parti politiche, mo se siamo 3, 4, 8, no? Però tutti i consiglieri, non le parti politiche, i consiglieri, perché è anche una questione di, come si dice, di responsabilità personale, di rappresentanza cittadina. Quindi tutti i consiglieri dovrebbero essere d'accordo a questo. A questo movimento, a questa azione, a questo problema e a questo atto. Quindi quando dicono che c'è l'opposizione non è presente, sì, anch'io mi dispiaccio di questo, però ci sono qui due consiglieri che da quest'altra parte, ecco, la telecamera lo vede, che insieme a voi stanno cercando di. Quindi io la definirei, quando è giusto, opposizione intelligente. E infatti ci siamo permessi in commissione, perché a noi non ci interessa il risultato di chi lo fa o di chi è più bello, ci interessa il risultato di quello che è. Perché quando, no, in televisione, no, c'è una reclame bellissima, no, ma è meglio un grande pennello o un pennello grande? Ma mettiamoci la tinta, se ci metti la tinta è il pennello quando usi, giusto? Quindi voglio dire, facciamo l'atto. Poi non stiamo a vedere chi l'ha fatto, non stiamo a vedere chi, come è scritto, certo, un italiano decente, certo, però dico, l'effetto è quello che ne deriva. E quindi io non mi sento in difficoltà di dover, no, insieme al mio collega di Forza Italia, che comunque in consiglio, in commissione, ha interloquito con la Presidente della Commissione tutta. Non mi sento in difficoltà di aver detto condividiamo perfettamente, cerchiamo di mettere, lo si dava per scontato, no? Però ho detto, siccome ci sono delle persone, dei meccanismi che comunque poi lavorano su quello che non è stato detto, sì, l'hai pensato ma non l'hai detto, perché non l'hai detto? Perché non lo volevi? Sì, io lo volevo, allora perché non l'hai scritto? Lo scriviamo. Vogliamo anche che ci sia la possibilità di utilizzare le forze delle armate, ma non per fare repressione, per controllo, perché è una cosa che tutti abbiamo capito ma che nessuno fa, è che se non togliamo quello che dentro bruciano, questi continuano a bruciare. Se gli togliamo il gas, accendono il gas, no? Non paghi la bolletta, te levi il gas non ce l'hai più, ok? Quindi se non ti levo quello che devi bruciare con un controllo, tu continui sistematicamente a bruciare perché porti dentro
si sono industrializzati. Noi siamo rimasti al palo, ma loro si sono industrializzati, non vanno più i camion di gomme, dei materassi, dei centri commerciali, no? Che poi devono smaltire e portano lì, ok? E buttano, fanno entrare dentro, scarica e se ne vanno, perché mo è troppo visibile. Sono stati dotati gli utenti della Barbuta di mezzi opportuni, camioncini, che tu passi, raccogli, ficchi dentro e te ne rientri dentro la Barbuta. E i pori colleghi dei vigili dei urbani non è che possono stare là con una pattuglia a capire, ferma uno, ne passa un altro, oppure fa una fila fino a raccordo di tutta sta gente che deve entrare. Perché se controlliamo dentro che cosa portano, o se bruciano quello che c'hanno, ma poi finisce. Oh. Perché tempo fa, quando c'era il centro-sinistra che governava, e quindi questa discontinuità mi dà soddisfazione, non per altro, perché poi potrebbe pensare che io sia annesso e connesso, sono, posso essere connesso ma non annesso, ma il fatto che dice no, sai, ma bisogna mettere l'ama per accogliere la monnezza, che perché dove la buttano quei pori cristiani? Mancano i cassonetti, gli mancano i cassonetti, capito? Bruciano un quartiere, gli mancano i cassonetti, cioè era la palissiana, no? Cioè quando tu non vuoi dici ma non fai, no? Allora la colpa è dell'ama che non va a raccogliere i cassonetti come a casa nostra, capito? Allora tu c'hai la monnezza lì e la bruci, ma anche se fosse sarebbero due cartoncini di roba, ma qui ci sono fiamme che fanno 30-40 metri, ci sono ben altre cose, mo, o stanno sempre a cambiare delle macchine o i materassi, non lo so io. Cerco di chiudere dicendo che il collega Principato, così io do modo di intervenire, non avendo utilizzato tutti i minuti, e io lo ringrazio perché fra un po' dobbiamo andare via, però la parte, una parte del, questo fa capire, consigliere Principato, come un'opposizione intelligente non si mette a fare strumentalizzazione. Lei ha parlato per 4 minuti e mezzo di altre cose, però l'ha fatto perché volevamo capire dove voleva andare a finire, cioè ha messo dentro la Croce Rossa Italiana, tutto la Rambradam, il Ministero, la Pubblica Istruzione, i progetti, come gli diamo il lavoro a questi, perché sennò Porelli che fanno, gli diamo una casa, i soldi, ma brucia uguale lì, però va bene. L'abbiamo fatta parlare perché questa opposizione intelligente non sta a strumentalizzare che lei va fuori, diciamo, argomento, anche se la Barbuta contiene tutto e di più. Perché è interessante capire quello che ci dobbiamo dire. Certo, lei potrà dire, ma se ce lo diciamo un po' più in commissione sarebbe anche meglio. Sì, ce lo siamo detti, in questo caso ce lo siamo detti, lei forse non l'ha sottolineato che l'opposizione intelligente ha dato contributo, però l'ha fatto chi di dovere, e quindi, ma Fratelli d'Italia ha portato in aula, nell'assemblea capitolina, una delibera di iniziativa popolare, non solo partitica, popolare, qui più di 15.000 firme, quindi significa che il problema è sentito anche dalla cittadinanza, ok? Poi non è stata approvata, non è stata quindi votata, perché ancora le dinamiche politiche ci vedevano nettamente, no? Diversi, sganciati, però poi se ci facciamo mente locale, a 2 anni dopo, anche voi avete un'esperienza maggiore di come si gestisce, di come si può intervenire, delle difficoltà che ci sono per governare un'istituzione, cominciate a capire che certe la cose... La devo interrompere, è andato veramente... Ho preso oltre i minuti del... Ne ho concessi, proprio, diciamo... Non è che 4, ho preso i minuti... Ne ho concessi 4 già in più ai Presidente, 10. Presidente, è finito, brava. Ma non è che ho preso i minuti suoi, sono proprio entrato a casa sua, io proprio sono entrato dentro... Visto, a gamba tesa. A gamba tesa. Quindi... Grazie, e concludo dicendo quindi che le difficoltà si cominciano a capire, la dialettica comincia a essere un pochino più chiara fra di noi, quello che si condivide si nota, si vede, si produce e si va avanti, quello che non lo condividiamo ovviamente ne facciamo un rapporto politico, però
Quello che dobbiamo essere contenti è che chi ci vede, quando vede quella registrazione, sa di avere, perlomeno, mi dispiace che questo non accade per tutti, che non c'è una precostituzione di posizionamento. Ci si ragiona, ci si raffronta e si può anche cambiare versione per il bene della collettività. Ci sono altri interventi o passiamo alle dichiarazioni di voto? Dichiarazioni di voto? Allora, dichiarazioni di voto. Mezzo minuto perché ha preso quelli di prima. 32 secondi. Sono proprio sfacciato, Presidente, sì. Allora, no, faccio come mi pare, faccio dichiarazioni di tutto, posso farlo? No? Allora, no, veloce. Fratello. Io non posso. Ah, no, lei deve intervenire, Presidente, ha ragione, vuole intervenire come finale. Non è necessario, scusate Presidente, sì, che sia io a effettuare l'intervento per la dichiarazione di voto. Può farlo anche lei se vuole. No. Devo fare la chiusura. Allora, la chiusura ormai l'ho chiesto, non è stata fatta, quindi non si fa. Dichiarazione di voto ogni gruppo la fa per sé. No, perché allora. Voleva fare la chiusura. Ho capito, l'ho chiesto più volte, io vi guardo. Allora, dichiarazione di voto una cosa, la replica finale è alla fine della discussione. E la può fare, gliela faccia fare, Presidente, su. Direttore, lei. Benissimo la dichiarazione di voto per noi, perché siamo noi proponenti, sì, abbiamo noi l'iniziativa, quindi per noi assolutamente, Presidente, va bene esprimerci per ultimi nella dichiarazione di voto, grazie. Sì. Allora, grazie, per me poteva anche intervenire come discorso finale, però le regole sono regole, basta, non possiamo essere così morbidi. Non posso. Dicevo che Fratelli d'Italia ovviamente era già d'accordo nell'atto, caro capogruppo. Era già d'accordo, è ancora più contenta, insieme al collega di Forza Italia, ancora più contenta aver dato forza al risolve, aggiungendo il terzo capoverso del considerato. Questa è la cosa che ci fa piacere, quindi eravamo già d'accordo e l'abbiamo migliorata con il consenso di tutta la Commissione. Favorevoli. Consigliere Toti. Sì, anch'io, come ho detto già in precedenza, sono assolutamente favorevole all'atto, anche perché, voglio dire, nel risolve è stato inserito quello che noi chiedemmo in commissione, cioè l'elemento che per noi è centrale rispetto ai roghi tossici, perché ecco, i roghi tossici finalmente possano finire, è quello di prendere in considerazione, ma io dico applicare, l'articolo 3 della legge 6 del 2014, la cosiddetta terra dei fuochi, con l'utilizzo delle forze armate, e questo per noi rispetto a questo il controllo, come ha detto giustamente il consigliere che mi ha preceduto e che condivide con me questo atto, perché io penso che dopo 2 anni, voglio dire, sono 2 anni che sto qui in consiglio, questi roghi devono finire. Il Principato ha detto, vabbè, siamo qui da poco, però i roghi tossici per 2 anni, dico, hanno seguitato ad esserci. È chiaro che la gente rispetto a questo non è un problema così tanto secondario, ma è un problema centrale per la salute e per la sicurezza di quelle persone, perciò ecco, voglio dire, ci deve essere una mobilitazione particolare rispetto a questo. C'era la chiusura che era stata detta nel 2018, purtroppo c'è uno slittamento perché inizialmente era la chiusura della Barbuta e di un altro campo nomadi nel 2018, è stata spostata purtroppo questa chiusura, su questo la gente chiaramente non è contenta, e voglio dire, ecco, perciò un'attenzione particolare, anche perché non si chiude più nel 2018, la gente pensa che purtroppo si vada ancora avanti qualche altro anno, perciò ecco, io ho chiesto alla maggioranza perché interceda sulla Presidente, l'abbiamo fatto anche noi oggi in Consiglio, perché realmente si faccia sentire
e si faccia sentire sia rispetto al ministro degli interni, nuovo che ci sarà, e io spero che sia un ministro degli interni che condivida con forza e faccia pressione sulla prefettura in modo che faccia rispettare questo discorso, e anche rispetto al discorso ambientale, che anche questo è fondamentale. Perciò, indipendentemente che è stato presentato l'atto dal Movimento 5 Stelle, io ho chiesto che rispetto a questo, indipendentemente dalla forza politica che rappresenta, il problema è così vasto, così importante e così sentito dalla gente che non si può ignorare, perché è presentato non da noi, dal tempo concluso, ecco, perciò, ma è presentato da un'altra volta politica, e comunque noi, proprio per l'importanza della cosa e per la mobilitazione che deve essere unitaria rispetto a questo tema, noi lo votiamo. Sì, consigliere Ariano. Grazie Presidente, ma preferisco lasciare la dichiarazione di voto al capogruppo Attilio Giannone, scusate, grazie. Posso Presidente intervenire per la dichiarazione? Grazie, sì, chiedo scusa. No. Allora, il gruppo del Movimento 5 Stelle oggi presente e oggi rappresentante l'85% del consiglio di questo municipio, essendo presenti diciamo quasi in compagine completa, voterà favorevolmente questo atto. Ringrazio le opposizioni Fratelli d'Italia e Forza Italia che con lavoro di commissione, dove più volte abbiamo detto si prendono le decisioni e si lavora per migliorare gli atti, perché siamo esseri umani e tutto ciò è perfettibile, è uscito fuori un atto che quindi abbiamo presentato e condivido in questo particolare momento. Rappresenterà per il nuovo governo un impegno importante, il suo primo impegno su questo tema, però un progresso c'è stato e noi speriamo che poi da un punto di vista diciamo di continuità non si dimentichino anche i progressi e quindi tutte quelle che sono state le pressioni fino ad oggi e quindi responsabilità del governo uscente non hanno avuto risposta. E mi dispiace invece dover approvare in quest'Aula quest'atto senza una parte, a questo punto comunque importante in quanto a numeri naturalmente, di questo Consiglio che nella sua interezza poi rappresenta l'intero territorio cittadino. Ma questo non vuol dire che questa risoluzione debba essere portata solo per una parte di cittadini, ma ovviamente rappresenterà uno strumento a vantaggio di tutti. Questo lo voglio dire perché non più di qualche mese fa, proprio questa parte assente, che è il Partito Democratico e una parte del gruppo misto, anzi il gruppo misto attualmente, non sono presenti oggi, ma che qualche mese fa, ricordo, hanno chiesto un consiglio straordinario su questo, cioè su questi temi, sui roghi, e sono stati sollecitate tutte le forze territoriali ad essere presenti, come è giusto che fosse, perché è un tema importante. Mi sembra che oggi, a vedere questa assenza molto pesante e assordante, non so, forse il problema ha scemato della sua importanza? Non lo so, forse è una domanda retorica, non ci voglio pensare e con molta risoluzione ribadisco il nostro parere favorevole.
a quest'atto. Grazie. Bene, allora, favorevoli? Contrari? Astenuti? Atto approvato all'unanimità con 14 voti favorevoli. Il Consiglio chiude qui. Benissimo. Il Consiglio chiude qui, sono le 16:10? Non so, 11? Adesso già è 11.